Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come utilizzare l'effetto esplosione su After Effects. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto After Effects, ho importato l'immagine di questo muro e quello che dobbiamo andare a fare è simulare appunto un'esplosione di questo muro. Per farlo ci serviamo di un effetto appunto chiamato esplosione. Sotto a simulazione, come vedete, c'è esplosione. Noi ci basterà prenderlo, importarlo sopra al nostro livello. Come vedete, ci crea questa immagine che non è proprio il risultato finale che vogliamo ottenere. Questo è solamente una preview di come verrà appunto il nostro effetto. Per vederlo applicato appunto sulla nostra foto, sul nostro oggetto in 3D, sul nostro pezzo di film, eccetera, in visualizza, invece di reticolo più forze, che in questo caso ci fa vedere appunto il disegno e il movimento appunto dell'esplosione, dobbiamo andare a fare con rendering. Praticamente lui cosa fa? Ci va a fare l'esplosione proprio su la sequenza che siamo andati a mettere noi. Quindi di per sé l'effetto è molto semplice. L'unica cosa che possiamo andare a vedere sono i vari parametri. Tipo, abbiamo tanti tipi di forma. In questo caso ci sono i mattoni, potremmo andare a scegliere tipo una greca. Insomma, ci sono vari tipi di forme a cui possiamo dare appunto la nostra esplosione. Io nel mio caso appunto lascio i mattoni, perché essendo un muro mi sta bene che siano mattoni. Le ripetizioni, ossia quanti frammenti, che dimensione soprattutto vogliamo che abbiano appunto questi frammenti. La direzione, in che senso vogliamo che esploda. Come vedete, così a 58 gradi mi esplode, come potete vedere da qui è praticamente il taglio dell'esplosione. Se io torno a mettere a 0, vedete che praticamente a 0 gradi orizzontale, e man mano che aumenta mi va a inclinare il taglio dell'esplosione. Stessa cosa, torniamo a mettere 0, possiamo dargli anche il punto di origine. In questo caso me lo dà al centro, ma io posso benissimo dirgli dammelo più spostato verso destra, più spostato verso sinistra, eccetera. Questo per quanto riguarda la direzione. La profondità invece è semplicemente il 3D che possiamo andare a creare. Noi da un'immagine piana possiamo dirgli, come vedete qui ci dà i mattoni tridimensionali, e possiamo andargli a dire appunto la profondità che vogliamo dargli. Io in questo caso lascio su un 0,3. Poi abbiamo le forze, stessa cosa, qui gli andiamo a dire dove esattamente far avvenire l'esplosione, quindi tutto a sinistra o tutta a destra, o in basso o in alto. La profondità dell'esplosione, ossia possiamo andargli a indicare il tipo di profondità che vogliamo dargli. Il raggio dell'esplosione, ossia quanto deve essere grande, in questo caso me lo distrugge tutto, oppure se vogliamo appunto fare solamente un foro andiamo a diminuire il nostro raggio, praticamente ci farà l'esplosione solo di questo raggio. E l'intensità, ossia la potenza, sarebbe dell'esplosione, cioè se vogliamo che risulti una piccola esplosione, tipo un piccolo crollo per dire, o se proprio andando ad aumentare risulterà proprio un'esplosione vera e propria. Vedete che in pochissimo tempo si crea la nostra esplosione. Dopodiché c'è la fisica, semplicemente gli andiamo a dire da che parte vogliamo che vadano appunto i nostri mattoni. Io di solito lascio libero, quindi libero
calcola automaticamente i vari movimenti a random in modo che non siano tutti uguali, cioè vedete che ogni mattone segue un suo movimento, oppure possiamo andargli semplicemente a dire seguimi l'asse X, vedete come potete vedere seguono tutti, sono tutti in orizzontale, oppure viceversa la Y, eccetera, eccetera. Io lascio libero in modo che sia più realistico. Anche qui la casualità, se la andiamo a aumentare, ci crea appunto questo effetto random, più o meno. Una cosa importante tipo è la gravità. Più gravità le andiamo a dare, prima i mattoni cadranno per terra. In questo caso vedete che ha una gravità di 9,8, ho messo più o meno. Se noi andiamo a aumentare questo valore, più lo andiamo a aumentare, prima faranno i mattoni ad andare giù. Viceversa, se noi lasciamo a zero, i mattoni semplicemente fluttueranno in avanti senza praticamente andare verso il basso. Si arriverà a un'esplosione fronte camera. Altre cose da dire non ce ne sono se non l'illuminazione. Possiamo anche andare ad aumentare o diminuire la nostra illuminazione su appunto sul nostro soggetto, in questo caso sul muro. Possiamo andargli a cambiare il colore. Insomma, sono tutte cose che a mio avviso io non le uso, però di default appunto nell'effetto ci sono. Anche il materiale va sempre a interagire sulla luce, sulla riflessione diffusa o quella speculare o nitidezza luce, comunque sono parametri che io ripeto, di solito le illuminazioni le faccio a parte, non sui vari effetti. Quindi niente, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial, molto carino, che potete usare, ripeto, su qualsiasi cosa. Foto, video, una scritta. Se volete fare il proprio logo, il vostro proprio logo, la vostra propria scritta che esplode, si può fare. Crea già di per sé un effetto 3D, quindi è già buono anche questo. E niente, detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa, curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!